siamo al Teatro Ferrini di Adria per un progetto interessantissimo dal punto di vista artistico che si chiama Arte nell'Arte. Questo progetto, che è nato praticamente il 20 luglio di quest'anno con un'importante presentazione, nasce con una scoperta interessante del territorio, cioè un personaggio, un pittore che ha un retroterra vastissimo ma che non è digitalmente presente nel web. Abbiamo deciso insieme di riscoprirlo proponendo una mostra personale e utilizzando questo bellissimo teatro come location, attrezzandolo con dei supporti specifici per questo tipo di quadri, e il maestro ha esposto 48 opere con 4 stili diversi. E siamo onorati noi come Asso Ferrini di poter ospitare e rilanciare questo talento che ben da 55 anni espone in 650 mostre e rassegne di tutto il mondo. E quindi è un'occasione per noi di far conoscere questo teatro, perché Arte nell'Arte è proprio l'idea di avere la bellezza nella bellezza. È un'occasione anche per proporre a tutti gli artisti che vogliono esporre di utilizzare questo teatro nei periodi in cui non c'è attività teatrale, può diventare contenitore e raccontare le storie di questi artisti che abbiamo scoperto sono tanti e sono amici tra loro e possono comunicare tecniche pittoriche, opinioni sull'arte contemporanea, diventa un laboratorio. Io sono un pittore che dipinge con la bocca, mi sono fatto da solo, come anche l'amico Giancarlo. Mi trovo in questo splendido teatro per far visita all'amico che io considero un artista del cuore, dell'anima. Le sue opere sono decisamente molto molto spirituali, le sento molto anch'io perché mi avvicino molto a questo genere di pittura. Spero che siano apprezzate da un vasto pubblico che possa venire anche a conoscere il teatro e anche per conoscere i prossimi artisti che aderiranno a questa iniziativa. Sono 54 anni che dipingo. Io ho scelto questa meravigliosa strada perché è stata per me una meravigliosa strada, iniziata da giovanissimo, mai lasciata, anche se lavoravo. La mostra si chiama Insieme lungo i sentieri dell'arte. 4 sentieri, uno che è iperrealista, il realismo, che è quello che in genere io uso come tecnica pittorica, però ce ne ho aggiunto un terzo e anche un quarto. Allora, il terzo è solo mio nel mondo, si chiama Ego Painting, pittura dell'ego, ovvero una persona quando si mette davanti a un quadro, in genere che cosa fa? Lo legge, lo vede, cioè dire legge è una parola che non tutti conoscono, cioè non tutti capiscono che un quadro si legge. E invece il quadro non va visto, il quadro va letto. Va letto perché deve essere interpretato, si deve entrare dentro l'animo del pittore. Questo è il modo giusto e corretto di capire l'arte. Non giudicare se è bella e brutta, perché non esiste l'arte bella e brutta. C'è l'arte che piace e l'arte che non piace. È confortante scoprire come in questo tempo di forte propensione al personalismo i cultori dell'arte si diffondano e soprattutto maturino, dialogando tra loro, quella capacità espressiva in grado di risvegliare anche nelle menti più ottuse l'interesse per il bello nascosto. Nella società benestante e opportunisticamente occultato da forme sgradevoli di degrado e dolore, per scoraggiare la ricerca del vero, ammaliando con appariscenti visioni di felicità promessa. La bellezza sottesa, quella che necessariamente implica coinvolgimento responsabile, non può mai essere solo reazione emotiva a uno stimolo sensoriale determinato da una convenzione inscritta nell'inconscio dalla massificante cultura edonistica. Perciò l'arte moderna ha la primaria necessità di svelare nell'intimo la propensione creativa di ogni individuo e portarlo a godere il bello, contemplando un oggetto che riflette la naturale attitudine del cuore e si svela esclusivamente in relazione.
Obiettivo di Giancarlo Zenato nelle sue opere è perciò provare con varie tecniche a instaurare un dialogo col pubblico, fornendo un tema esistenziale su cui riflettere per esortare a uscire dall'anonima insensata e indifferenza e partecipare alla vita con coscienza, in ogni situazione, in ogni momento. L'arte di Giancarlo, pur essendo autodidatta, non è assolutamente un'opera, non è solo opere naif, perché comunque si riallaccia a quello che è la pittura italiana, comunque in genere, e non solo italiana, perché ha alcune delle sue opere che sono molto mitteleuropee, quindi, e si avvale di una tecnica un po' particolare, che io non conosco molto bene, che lui ci, anche perché non vuole spiegarla completamente, i suoi segreti vuole tenerli. Questo qua è uno dei quadri della Ego Painting. Questo si chiama La Guerra. Come vedete è tratto anche da una fotografia che ha preso un Pulitzer. Vedete la donna che naturalmente sta per essere coperta da dei detriti, d'accordo? Cioè sta scappando da una guerra che è in corso e in braccio ha il suo bambino. Ma ragioniamo un attimo, un bambino quando ha paura, quando ha il terrore, che cosa fa? Si aggrappa alla mamma, giusto? Se voi fate caso, invece, in questo caso è la mamma che sostiene il bambino. E il bambino ha un braccio qui e l'altro braccio dov'è? È qua sotto. Perché la mamma non si accorge che il bambino è morto. Praticamente è tale la disperazione che non si accorge di questo. Finito qua? No, assolutamente. Io non ho parlato per il momento di ego painting. Cioè non ho parlato di quello che voi dovete andare a dipingere. Questa donna qui sotto, che praticamente è la speranza che la guerra finisca. Vedete la camicia? È una camicia bianca, però state attenti. Vedete? Un occhio, due occhi, un naso, una bocca, dei baffi, una specie di mostro. Cos'è questo mostro? Il mostro è la guerra. È la guerra che ci portiamo dentro di noi perché l'essere umano non riesce assolutamente a stare in pace. E quindi questa donna è inutile che scappi dalla guerra, perché la guerra se la porta dietro. Se adesso voi cominciate a lavorare con il vostro ego, guardando queste figure che apparentemente sono semplicemente delle macchie di inchiostro, eccetera, eccetera, questo è un olio comunque, se voi cominciate a guardarlo bene, è molto probabile che cominciate a vedere dei personaggi. Ecco, questo è un altro quadro dell'Ego Painting. Questo è molto più complesso. E qua siete voi veramente che dipingete, non sono più io. Io ho dato un input che sono uno o due persone, tanto per dire, no? Però vi do il titolo del quadro. Quelli nascosti sono i più cattivi, ma ne manca sempre uno. Allora, quante persone si vedono in questo quadro? È ovvio, si vedono due persone. Siamo sicuri che siano due? Vi do solo un aiuto, uno solo. Non sono due, ma sono tre. Però, quante ne vedete voi? Perché se voi analizzate il quadro nel suo assieme, voi vedrete che si formano delle figure. Perché ci sono delle figure, ma voi ne formate delle altre perché il vostro ego andrà a dipingere il quadro. Quindi io non lo dipingo più, siete voi i pittori del quadro. Ho assistito con grande curiosità e interesse a questa mostra di Zenato che non conoscevo ed è stata una piacevolissima scoperta. È un artista di tecnica sopraffina che riesce ad abbinare la qualità pratica, manuale, con delle interpretazioni della vita che sono assolutamente da osservare per poi riflettere. Ogni quadro ti lascia qualche cosa, è come un cammino fatto sulla neve nella quale rimangono delle impronte. Ogni impronta è legata ad un aspetto della vita, anche quelli, come dire, meno positivi, quindi le difficoltà,
il fatto di essere messi da parte. C'è un rapporto continuo tra la sua pittura e la vita di tutti i giorni, il quotidiano, e per questo io penso che la mostra meriti di essere vista e invito tutti, chiunque, non solo gli appassionati, anche chi non è esperto di arte, a venire al Teatro Ferrini a vederla.